Pesaro 2024 presenta un nuovo progetto di dossier che prende il via nell'anno di Capitale della Cultura. Lunedì 12 febbraio a Urbino parte infatti Blu, il colore della cuccagna, un progetto trasversale costruito attorno al tema del blu con riferimento alla pianta tipica dell'area conosciuta come guado. Collocato nella sezione della natura operosa della cultura, il progetto vuole esaltare il valore di questa tinta, sottolineandone il suo profondo legame storico con l'ambito dell'arte e della produzione artigianale del Montefeltro. Si parte con un convegno che va ad analizzare storicamente quello che è stato il guado per tentare di immaginarsi una visione futura. Il convegno è organizzato dal Comune d'Urbino, eseguito da Alessandra Ubaldi, è rivolto agli istituti di alta formazione artistica che in qualche modo sono protagonisti nel nostro territorio. Da quel momento in poi il progetto si dipana come se fosse una serie di cerchi concentrici su tutta la zona del Montefeltro per andare poi a toccare la capitale Pesaro per l'appunto durante l'estate. La tematica che lega è il blu, ma è un blu che in qualche modo esce dal guado, parte dal guado per arrivare al blu del cielo, a un blu oltremare, tocca profondamente le questioni ambientali, l'esplosione è su Pergola perché in qualche modo andiamo a lavorare sulle tinte, le tinte naturali, quindi ci dobbiamo ricordare quello che è accaduto nel 2022 al quartiere dei Tintori con l'alluvione e il dissesto idrogeologico che in qualche modo per noi diventa metafora di tutto il cammino. Focus principale lo avrà la grande mostra che inauguriamo al Museo dei Bronzi Dorati curata da Leonardo Regano, dove avremo presenti 40 artisti di fama nazionale e internazionale con grandi nomi da Araki, Paolini, Cristò piuttosto che Boetti, fino ad artisti del territorio, ma grandi artisti del territorio che in qualche modo hanno deciso di collaborare a questo progetto. Cuore principale a Pergola di tutti gli accadimenti sarà ovviamente il Museo dei Bronzi Dorati, nel quale abbiamo l'onore di custodire appunto questo importante reperto, i nostri bronzi dorati, e quindi l'oro dei bronzi sarà durante questo 2024 unito al blu del guado, e questo filo blu che unirà la città di Pergola con tutti gli altri comuni del territorio sarà sicuramente un'occasione importante per lavorare insieme ed esprimere al meglio tutto quello che il nostro territorio ha da rappresentare. E il guado, che è al centro del tema di questo progetto, è una storia in qualche maniera che unisce tutta la nostra provincia, perché è una pianta tintoria che ha fatto la fortuna di molti territori dell'entroterra nel periodo medievale. Era una pianta molto ricca e quindi molto costoso il colore che ne ricavava, perché dava il colore blu che era molto prezioso e poteva essere usato solamente dai nobili. Da qui il nome dell'oro blu del Montefeltro, quindi la declinazione di blu e oro, per il fatto che Federico Montefeltro fu il primo a coniare proprio questo nome, chiamandolo oro blu del Montefeltro per la ricchezza che dava. E quindi questa è una storia che parte da tanto tempo, parliamo dell'alto medioevo, e arriva fino ai nostri giorni con l'arte contemporanea che il comune di Pergola, Casa Sponge, sono riusciti benissimo a coniugare in un linguaggio che possa intercettare tutti per poter far conoscere questa storia che è veramente unica, più unica che rara, diciamo.